Ciao a tutti ragazzi, sono Gabri Costa. Questo è l'undicesimo livello del terzo atto Spider-Man Dimensions e c'è un brutto momento iniziale per vincere la sfida della vostra ragnatela del destino. Durante la vostra caduta libera dovete evitare i tentacoli della dottoressa Octopus. Ma quando fate la caduta libera premete il tasto L1 per attivare la visione accelerata per rallentare il tempo. Siamo nella dimensione 2099, siamo nel futuro. Voi siete ansiosi di vedere la dottoressa Octopus, è lei. Siamo alla Shadow Division. Ricordatevi che il vero nome della dottoressa Octopus è Serena Pater e ha 6 tentacoli, 6 bracci meccanici saldati bene al suo corpo. Ma io preferisco la dimensione Amazing quando c'è il dottor Octopus, alias Otto Octavius. Purtroppo la dottoressa Octopus ha il frammento della tavola dell'ordine del caos e non ce lo vuole dare per nessun motivo. Il nostro Spider-Man 2099 deve darsi da fare. Aiutiamolo il nostro Miguel O'Hara. Ci ha buttati fuori Serena Patel, la dottoressa Octopus. Quei cavi devono portare da qualche parte. Ci sono 4 laboratori, ragazzi, e in questi 4 laboratori dobbiamo disattivare questi cavi energetici. Si stanno accendendo tutte le luci. Oh mio Dio! C'è da affrontare nuovi nemici in questa dimensione 2099, in questo futuro. Dobbiamo sconfiggere gli esperimenti genetici. Se riusciremo a eliminarli tutti, forse apriremo la porta. E quando colpite un esperimento genetico, c'è la bomba. Vediamo quanti ne uccideremo di questi esperimenti genetici. E ci sono anche quelli piccoli. Avete visto? Si autodistruggono. Sì, ma io non posso continuare a combattere in eterno e combattere per sempre ad ammazzare questi esperimenti genetici. Ma quanti ce ne sono? Oh, la porta è aperta, quindi proseguiamo e andiamo subito avanti. Ora che abbiamo eliminato un maggior numero di esperimenti genetici, la porta dovrebbe essere sbloccata. E noi andiamo subito. E poi sono ritornati gli agenti dell'occhio pubblico. Ricordatevi di raccogliere gli emblemi del ragno. Dobbiamo rimuovere il nucleo d'energia. Io credo davvero di poterti fermare, dottoressa Octopus. Ricordatevi che in ogni livello c'è un boss da eliminare e quando sconfiggo un boss ottengo dei risultati perfetti sempre e comunque. Usate cerchio per tirare con la ragnatela. Bene, abbiamo disattivato un reattore. Se riusciremo a disattivare tutti e 4 i reattori, andremo a sconfiggere la dottoressa Octopus una volta per tutte e avremo il frammento della tavola dell'ordine del caos. E voi, se non avete notato, c'è la lettera A degli Avengers. Ne mancano altri 3 di questi reattori, ragazzi.
ci sono i nuclei, sono rimasti 3 nuclei, ma uno l'abbiamo disattivato. Avete visto, ritornano anche quei veicoli volanti che ci sparano dei missili. Bene, Gabri Costa a questo punto vi saluta, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto condividetelo e andate a vedere quel video che ho recensito, Sub Boss, come sconfiggere il braccio meccanico. Beh, arrivederci a tutti, ho parlato anche troppo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.